Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui da Pepsi Games. Oggi siamo con Homeworld Remastered Collection. In questa collection ragazzi ci sono l'Homeworld il primo, che più o meno ha questa grafica. Poi c'è il Remastered, che è questo qui che state vedendo. E poi ci sono i classici, che sono con la grafica vecchia. Poi ragazzi, guardate che dettagli che ha questa fregata marina, ragazzi. Che dettagli. Quando mai ci stanno facendo giochi con questi dettagli? E questo è anche il bello del gioco di Uno di Strategia. Poi ragazzi, questo è il cantiere navale che sostituisce la nave madre, in modo tale che se vi distrugge il cantiere navale non fate missione fallita, perché ancora avete intatto la nave madre. Poi ragazzi, voi vedete in alto unità di risorse. Come vedete ho sui 32.000. Allora, per avere un sacco di risorse dovete innanzitutto crearne 7 collettori subito appena iniziate. Poi create 2 raffinerie. Le raffinerie mettetele vicino dove stanno i collettori che stanno raccogliendo risorse. Perché? Siccome apposta per questo siamo nelle raffinerie, che se i meteoriti sono lontani, voi mettete le raffinerie e le risorse vengono automaticamente portate alla nave madre. Se invece la raffineria non la mettete, i collettori devono prendere le risorse e portarle direttamente alla nave madre. Però se voi avete una distanza abbastanza lontano dalla nave madre, è molto peggio. Perché? Perché le risorse vanno molto più lente e avete meno costruzione da fare. Poi il bello anche di questo gioco è che ci sono anche le ricerche, che potete in pratica, tipo come le navi da guerra, come i caccia, potete modificare ulteriormente sia le armi, sia la velocità e sia la resistenza della nave. Poi ragazzi, come vedete, ora abbiamo un cacciapediniere e abbiamo anche le fregate marine. Poi ci sono le corvette, che le userete per proteggerle da ulteriori attacchi. E poi in questo gioco anche, cosa bella che pochi giochi hanno un massimo di... Potete mettere anche la pace, come su Stronghold, ragazzi. Potete mettere la pace fino a 20 minuti. Fino a 20 minuti, sì. Che in pratica per quei 20 minuti avete tutto il tempo per ingrandirvi il vostro esercito e poi attaccare. Quando ci sono questo tempo di pace, non avete il permesso di attaccare finché non scade il tempo. E poi che dire, questo gioco lo troverete sia su Steam che su store esterni, solo che su store esterni vi costa molto di meno. Per esempio, io questo gioco l'ho pagato 11 euro, ma su Steam potreste trovarlo, mi pare, sui 30 euro. E ora, come vedete, alle mie corvette sto indicando di attaccare queste navi da guerra, perché anche quella ha una fregata marine. E la cosa bella pure anche è che
non è che voi basta che li mandate attaccare e il gioco è fatto. No, ragazzi, il bello di questo gioco anche è che voi potete scegliere cosa attaccare su quella nave. Ci sono diversi punti come il motore, come il come si chiama? Il cantiere di caccia. In pratica sulla nave, quando fate delle ricerche, vi comparirà, tipo, ne so, fate una ricerca al cantiere di caccia, vi comparirà un oggetto in più sulla nave. È un indicatore dove dice qui c'è il caccia, hai un cantiere da caccia dove puoi costruire i caccia. Che giro di parole. Poi oltre a quello, ragazzi, ci sono delle sonde, ci sono anche le sonde, che quello serve per individuare i nemici dove si trovano, in modo tale da preparare meglio l'attacco, preparare meglio la difesa. Oltre a quello, ragazzi, ci sono anche ci sono anche degli oggetti che è un portale dove voi potete trasferire le vostre navi da un punto all'altro. Però è normale che dovete fare la ricerca. Oltre alla ricerca, poi dovete costruire. E mi raccomando, ragazzi, dovete tenere sempre sotto d'occhio le risorse, perché senza risorse avete perso la partita. Perché? Perché non potete costruire più niente e automaticamente il nemico vi attaccherà. Ora sto preparando l'esercito per un attacco alla nave madre, quindi come vedete sto mandando le mie fregate marine e intanto le mie corvette stuzzicano un po' i nemici. E oltre a quello, ragazzi, ci sono sulla nave madre c'è anche la ricerca che voi, se mettiamo, siete in pericolo che vi stanno distruggendo la nave, cliccate il dispositivo portale che vi salva la nave, che in pratica vi potete scegliere di andare da un punto all'altro in modo tale da allontanarvi dal nemico e non vi distrugge la nave. Poi oltre a quello potete mettere anche le torrette, però mi raccomando, le torrette le potete spostare soltanto una volta. Stessa cosa vale per le sonde. Poi oltre a quello, ragazzi, come vedete sulla mia sulla tabella a destra c'è dei simboli come il triangolo, il quadrato, il rombo, il parallelogramma, l'esagono, il diamante, il cerchio un po' schiacciato. Quelle sono tutti, sono tutti i vincoli che ha questo gioco. In pratica il triangolo sono i, come si chiama, i caccia piccolini. Il quadrato sono le corvette. Il rombo sono le fregate marine. Il parallelogramma sono i caccia pedinieri. E l'esagono invece sono oggetti per guadagnare le risorse. Poi invece la punta di diamante sono le risorse, i collettori di risorse, che oltre a quello c'è anche la raffineria, che oltre alla raffineria ci so che potete prendere le sonde oppure le sonde e altri oggetti. E invece sul cerchio è il cerchio grande, invece sul il cerchio ovale ci sono tutte tecnologie per individuare il nemico, come oppure oltre a individuare il nemico per il portale, per altre funzioni da vincere la partita. Quindi, ragazzi, ricapitoliamo, mi raccomando, dovete avere un minimo di 7 collettori e 2 raffinerie. Dovete posizionare le raffinerie, dovete posizionarle vicino dove sono i collettori in modo tale da prendere le risorse subito e avere subito per costruire
più velocemente possibile e avere molte più risorse. Poi, oltre a quello, ragazzi, vi consiglio di fare subito la ricerca di fregate. Subito fare la ricerca di fregate, perché tanto avere, diciamo, le corvette serve poco a niente. Le corvette più che altro servono a difendere le navi più grandi da guerra, in modo tale che possa distruggere il punto indicato che voi avete ordinato di attaccare. Come vedete, io ora sto attaccando il trasporto. Stabilizers offline. Frigate lost. Ready. Getting banged around here. Entering hyperspace inhibitor field. Come vedete, c'è il rilascio risorse, c'è il motore, c'è. Ci sono diversi pezzi che io posso scegliere di attaccare. Il raggio blu che vedete è un cannone a ioni, che questo serve, lo avrete completando la ricerca, perché una volta che avete completato il cantiere fregate dovete fare ulteriore ricerca per sbloccare altre armi e velocità e resistenza della nave da guerra. All personnel, code red. Fail to build. Poi ha anche questo gioco, ha anche la campagna con un bel po' di missioni. Mi pare che ce ne saranno una trentina di missioni. Ci si può giocare fino a 8 giocatori. Potete giocare anche un 1 contro 1, potete giocare anche fare una modalità, un co-op insieme a un vostro amico oppure insieme al computer. Standing by. E poi, oltre a questo, ragazzi, su Steam c'è il workshop, quindi in pratica potete scaricare ad esempio dei mod. Dei ragazzi su workshop hanno fatto tipo Star Wars, le navi di Star Wars, le navi di Star Trek. È un bel giochino, l'hanno fatto proprio abbastanza buono. Ora le mie fregate le sto ordinando di attaccare al motore in modo tale che non possa allontanarsi ulteriormente con il portale, perché il portale per funzionare ha bisogno del motore. Se gli distruggo il motore, il nemico non può fare può fare poco e niente, può solo attaccare e fregare. Poi, ragazzi, guardate le esplosioni, ragazzi, le esplosioni, gli spari, i dettagli della nave. Ragazzi, quando vedo una grafica del genere, godo in una maniera tale che impazzisco. Ora sta per giungere i suoi giorni questa nave madre. Poi, ragazzi, ecco che mi ricordo tramite le scritte che mi impaiono. Oltre a quello, ragazzi, potete mettere delle opzioni tipo fare spawnare delle risorse tipo come pezzi delle navi distrutte che voi potete recuperarli, ma dovete stare attenti perché anche il nemico potrebbe andare a recuperarle e quindi dovete fare lo scontro per andare a prenderli. Poi, oltre a quello, ci sono anche dei premi che se distruggete ogni nave vi dà ulteriori risorse. Poi, oltre a quello, ci sono anche degli obiettivi, tipo, che ne so, distruggere 25 cacciapedinieri e avete un tot di risorse, un esempio del genere.
Poi ci sono delle sfide che voi dovete... sono delle sfide che più o meno assomigliano a dei premi che ogni volta che... cioè, già come partite già vi dà 6-7 sfide che se le completate vi paga a peso loro. Sempre a risorse vi paga, ragazzi. Ora abbiamo distrutto la nave madre e ora andiamo a finire il lavoro. Poi ragazzi, vi sono scordato di dirvi che anche se... gli distruggete la nave madre, ma il trasporto e il cantiere navale può ancora campare ulteriormente finché non gli andate a distruggere questi oggetti. E è così. Ora abbiamo quasi finito la nostra missione di distruggere tutto quello che rimane del nemico. Per esempio ora è rimasto il collettore di risorsa e sicuramente tra un po' compare un altro, un'altra astronave da distruggere. Ragazzi, per certe volte a giocare su questo gioco sullo spazio pare che mi stanno venendo, mi vengono le vertigini, mi sento nel vuoto. Che esplosione, ragazzi. E su questo gioco ci sono diverse razze, come questi che è degli umani, e poi ci sono altre razze, mi sa che sono sempre gli umani, però si chiamano in altri modi. E nel workshop potete aggiungere altre razze. E finora, allora, per esempio questa razza che è italiana, questa razza che è umana, ha un quel pelino più difficile di creare subito un esercito forte. Poi ci sono quelli che ha un tot d'esercito, quindi dovete stare attenti a ciò che prendete. Bene ragazzi, questo video si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi ho intrattenuto con simpatia, vi abbia divertito e spero che questo gioco vi abbia gustato come mi ha gustato a me. E per chi ha già questo gioco non sa come andare avanti, come partire, avere dei suggerimenti, è perfetto questo video per voi, perché voi l'unica cosa che dovete fare per prima cosa per avere un sacco di risorse è questo: preparare 7 collettori e 2 raffinerie, metterle vicino ai collettori dove sta raccogliendo le risorse, che in pratica le risorse sono i meteoriti. Più li mettete vicino e più avrete molte più risorse più velocemente. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, qui finiamo. Lascia un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!